Presidente, cambia il volto della Fondazione Marche Cultura con il nuovo Consiglio di Amministrazione. Quali sono le priorità e qual è la linea di politica a livello culturale? La priorità è quella di dare centralità alla nostra regione in un ambiente, in un settore strategico e nevralgico per la crescita economica e per anche l'affermazione di un territorio straordinario che ha una ricchezza enorme e che deve saperla utilizzare. Cosa succederà adesso? È importante sicuramente rilanciare le Marche anche a livello culturale, è sicuramente in agenda della Giunta questo. Beh, questo è un obiettivo del governo della regione, ma credo che sia anche una priorità per ridare appunto delle opportunità. Io mi aspetto tanti progetti che sappiano attrarre nei confronti della nostra regione tante risorse e anche un percorso che ci renda centrali e forti in un settore, come dicevo, strategico e nevralgico per il turismo, per il commercio, per tante altre filiere, e la filiera culturale è una filiera che da noi può avere un senso compiuto solo se riusciamo a mettere in rete la bellezza e lo straordinario patrimonio del nostro territorio.